Buongiorno, oggi è il 31 di ottobre, e quindi appunto ultimo giorno del mese di ottobre, anche questo mese lo abbiamo salutato, insomma, e è il giorno dopo il mio compleanno, e purtroppo ieri non abbiamo festeggiato molto, anzi direi proprio per niente, anche perché, vabbè, a parte le varie restrizioni che insomma, tutti quanti sappiamo, io e Marco siamo leggermente raffreddati e quindi non è il caso di andare, insomma, a festeggiare o a fare in giro. E quindi purtroppo è tutto un po' rimandato. Vi devo dire la verità, un pochettino, insomma, cioè, mi è spiaciuto perché comunque l'ultimo anno, diciamo, in cui siamo da soli, poi comunque è un insomma un bel compleanno perché comunque siamo soli fisicamente, ma in realtà c'è la bimba, però insomma un po' mi è spiaciuto, ecco, cioè non festeggiarlo, ecco, però vabbè, sono sicura che recupereremo in qualche modo. E sicuramente il prossimo anno sarà diverso, anche perché quest'anno ho fatto 29 anni, quindi il prossimo anno saranno 30 e sicuramente il prossimo anno ci sarà da festeggiare. Insomma, uno perché appunto sono 30 anni e seconda cosa perché sarà veramente il mio primo compleanno, effettivamente da mamma. Ecco, anche se sapete già che io mi considero già mamma, cioè io e Marco ci consideriamo genitori già da quando, cioè, da quando abbiamo scoperto di aspettare la bambina, ecco. Quindi, però saremo effettivamente genitori, ecco, sarò effettivamente mamma il prossimo anno. E quindi sarà un compleanno sicuramente più bello. E quindi vabbè, a parte questo, a parte questa breve introduzione, oggi staremo sicuramente a casa, perché ovviamente appunto essendo raffreddati un pochettino, è meglio che ci riposiamo e non andiamo a spargere microbi in giro di raffreddore. E quindi adesso ci mettiamo sotto e montiamo l'ultima parte della cameretta di Adele, che è l'armadio. Vabbè, scusate se mi sentite un po' faticata, ma ho sempre il fiatone. Quando parlo un po' mi viene proprio il fiatone. Penso sia appunto per la gravidanza. Oh mamma, vedete, sentite che ci sono già degli spacchettamenti, ci sono già degli spacchettamenti, quindi non perdiamo tempo, mettiamoci sotto per il montaggio dell'armadio e non vi farò vedere tutto in questo video perché volevo fare proprio un video a parte dove vi farò vedere proprio la cameretta, quindi niente, andiamo, ci mettiamo sotto. Sei pronto? Non so da che parte cominciare. Dai, dai, che ci sono soltanto 46 passaggi. Su, dai, è facile. Dai. È facile. Dai, iniziamo, va bene? Allora ragazzi, dopo più o meno 2 ore siamo riuscite finalmente a montare il mobile. Ce l'abbiamo fatta. È venuto bene, adesso non ne abbiamo più, quindi abbiamo proprio finito di montare tutta la cameretta. Adesso manca soltanto il bianco, diciamo, il colore che dovremmo dare. Abbiamo chiamato appunto questo signore che è molto bravo, è un decoratore, e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un po' più particolare. Comunque qua vedete il bimbi in azione. Vi domanderete perché si trova qui. Ebbene, la scorsa settimana, se non erro, sì. Non questa qua che è passata la scorsa, ok? Ho comprato questo mobiletto qua, eccolo qua,
da Happy Casa. Se vi ricordate, e per chi ha seguito il primo vlog, quando sono praticamente tornata dalle ferie, avrà sicuramente visto che stavo cercando un mobiletto del genere dove mettere il bimbi. Ora, ovviamente lo vedete scuro, non rimarrà così, devo andare ancora a prendere la tinta bianca e poi lo farò diventare tipo la cucina. E quindi l'ho tolto praticamente da qua davanti perché non ne potevo più, vedevo che era un po' troppo, tutto troppo, non so, pesante lì. E c'era troppa roba. E quindi l'ho voluto spostare. Per il momento mi sto trovando benissimo, lo prendo il bimbi, lo sposto, tanto non è che ha un peso della Madonna, e quindi insomma ce la si può fare tranquillamente. Quindi questo è quanto. Adesso sto preparando appunto il pranzo. Oggi faremo zuppa di farro con lenticchie. Ha chiesto a mio marito, non lo so, sta delirando. Secondo me il montaggio del mobile l'ha un attimo... l'ha messo a dura prova, secondo me. Quindi adesso appunto preparo il pranzo e poi ci mettiamo e penso che, vabbè, devo un po' sistemare in generale, devo dare una pulita in generale e poi devo iniziare a sistemare tutte le cosine di Adele nei vari mobili. Però ripeto, non lo vedrete in questo video, ma lo vedrete in un video proprio a parte, perché sto girando proprio una cosa a parte per la cameretta di Adele, quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Devo dirvi la verità, cioè, io veramente mi sto vergognando da sola a dire quello che sto per dire, ma allora, praticamente dopo pranzo, in poche parole, cos'è successo? È successo che è andato via il sole e al suo posto è venuto su un nebbione incredibile.
Ma incredibile. Adesso io poi vi faccio vedere che nebbione che c'è. E sinceramente, vedendo questo bel nebbione, a me cosa è venuto da fare? In automatico, divano, serie TV e copertina. E sono ovviamente svenuta. Adesso sono le 5, mi sono svegliata da pochissimo. Ho dormito quasi 2 ore. Io lo so, mi vergogno tantissimo per questa cosa qua, ma ho dormito 2 ore. E tra l'altro mi addormento e non me ne accorgo neanche. Cioè, è questa la cosa tragica secondo me. Comunque, adesso vi devo far vedere anche un acquisto che ho fatto. È un acquisto che, vabbè, abbiamo fatto, vi avevo fatto vedere, però non vi ho fatto vedere come sta. Cioè il posizionamento, ecco, di questo acquisto qua. E quindi adesso poi ve lo faccio vedere. Comunque vi devo dire che abbiamo fatto veramente un ottimo, ottimo, ottimo acquisto. Ecco, questo ve lo devo dire ancora prima di farvi vedere. Però veramente abbiamo fatto un acquisto top. Allora, basta, a parte banda alle ciance. Volevo parlarvi anche di un'altra cosa, perché, vabbè, sapete, ieri era il mio compleanno e è stato bellissimo svegliarsi e trovare un bel mazzo di fiori sul tavolo della cucina. Questo perché, adesso ve lo faccio vedere, innanzitutto vi faccio vedere il mazzo di fiori super figo, cioè. Ragazzi, ma parliamone. Adesso ve lo faccio vedere bene poi nel dettaglio, vi faccio una bella panoramica. Purtroppo non posso farveli vedere bene con la luce naturale, ma sono sicura che comunque con questa fotocamera i colori renderanno benissimo lo stesso. Cioè, guardate che spettacolo di bouquet. Allora, questo qua si chiama New York, è il bouquet New York e fa parte della collezione autunnale dei bouquet di Colvin. Voi sicuramente conoscerete benissimo Colvin perché ormai se ne parla tantissimo di questa azienda perché è veramente un'azienda molto seria e molto di qualità, ecco. Loro fanno consegna dei fiori in 24 ore e non sto scherzando perché veramente la consegna è stata in 24 ore perché dal momento in cui l'ho ordinato è arrivato praticamente appunto entro 24 ore. È fantastico perché comunque ti lasciano, allora ovviamente i fiori sono imballati benissimo e sotto diciamo la parte dei gambi in pratica è fasciata in un sacchetto speciale che comunque li mantiene freschissimi. Sono veramente dei fiori freschissimi. Io appunto ce li ho dal 29, quindi comunque sono 3 giorni e sono 3 giorni, sono pazzeschi, sono perfetti. Non ce n'è uno che dici ma inizia a essere brutto. No, sono veramente pazzeschi questi fiori e ti danno anche delle vitamine da inserire all'interno del vaso e all'interno dell'acqua, ovviamente, per mantenerli ancora freschi per molto più tempo. Ovviamente voi adesso vedrete tutta la procedura che ho fatto, quindi da quando mi sono arrivati ho tagliato il gambo più o meno sui 3 centimetri in obliquo, poi ho messo 50, scusate, mezzo litro di acqua, ho messo mezzo litro di acqua, ho messo appunto le vitamine e poi ho messo i fiori. Sono veramente pazzeschi e non sapete veramente la gioia il 30 di svegliarmi e trovare questo bellissimo bouquet in mezzo al tavolo. Io appunto l'ho posizionato in mezzo al tavolo della cucina proprio perché secondo me avere un mazzo di fiori freschi in casa da gioia, non so, mi dà serenità.
Non lo so, mi piace tantissimo. E infatti ogni tanto qualche fiore, qualche pianta, insomma, da mettere sul tavolo la prendiamo sempre. Ovviamente i prezzi sono molto ridotti perché non ci sono tramite in mezzo, quindi ci siete voi e c'è l'azienda che consegna e basta, non c'è altro. E appunto i fiori arrivano super 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 freschi. Ovviamente praticamente non ci sono soltanto mazzi di fiori, ci sono anche fiori finti, quindi fiori magari essiccati o che durano tantissimo. Ci sono anche le pampas, ragazzi, ci sono anche le pampas, mi raccomando, andate a dare un'occhiata perché veramente sono bellissime, sono tutte belle pompose, sono bellissime. Ci sono le pampas e ci sono anche proprio le piante. E devo dire che le piante sono pazzesche. E secondo me, anche io che non ho il pollice verde, insomma, riuscirei a far andare avanti una di queste piante. Effettivamente, in passato, me ne avevano già mandata una, i ragazzi di Colvin, mi avevano mandato una pianta e, cioè, pazze, mi è durato tantissimo, tantissimo, mi è durata tantissimo, e, ma veramente, 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 veramente tanto. Poi purtroppo, vabbè, è morta perché per un errore, tra virgolette, nostro, nel senso che eravamo andati in ferie e purtroppo questa piantina è rimasta al buio perché mio marito ogni tanto queste cose le fa, nel senso che io ho cercato di radunare tutte le piante dove c'era un po' di luce, ma quella pianta lì mio marito se l'è dimenticata completamente, quindi purtroppo ha fatto una brutta fine per questo motivo qua, ma è durata veramente, veramente tanto, ma tanto, tanto, tanto. E io non sono assolutamente pollice verde, ragazzi, lo sapete. Quindi io, per ultima cosa, vi lascio il codice sconto, che è uno sconto del 15%, ve lo lascio qua in info box e vi lascio il link diretto per andare appunto sul sito di Colvin. Io non potevo che scegliere il mazzo più autunnale di tutti, perché sapete che io amo alla follia l'autunno, e ovviamente appunto ho scelto questo che ha, vedete anche le foglie, color borgogna, insomma i classici colori autunnali. Vedete anche qua. Questi fiorellini qua sono un po' aranciati, sono troppo belli, cioè mi sono veramente innamorata quando ho visto questo mazzo di fiori, mi sono proprio innamorata. Cioè, guardate un po' che bello che è. Mamma mia, troppo bello, troppo. E ragazze, che figure che fa sul tavolo, cioè veramente, veramente fa un figurone, un figurone. E ogni volta appunto che entro in cucina mi dà proprio senso di pace, mi dà un senso di pace incredibile. Comunque, è troppo bello. E poi anche questa parte qua, adesso ve la faccio vedere, queste foglioline qua mi ricordano tantissimo, ma tantissimo, mi ricordano il mio bouquet del matrimonio. Oh, che nostalgia! Comunque. Sono già passati 1 anno e 2 mesi, è già passato un po' di tempo. E vabbè, insomma, ecco, volevo farvi vedere assolutamente questa ultima novità in casa Colvin. Fatemi sapere se voi, appunto, se prenderete magari un mazzo di fiori, una piantina. Fatemi sapere, guardate le pampas, veramente le pampas sono pazzesche, pazzesche, sono bellissime, veramente. Sono proprio belle ciccione, fighissime. Comunque, ragazzi, questa settimana che viene, arriveranno un sacco di novità e io non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Io non vedo l'ora appunto di farvi vedere tutto e spero di avere le energie per farvi vedere tutto perché c'è veramente di tutto, ma veramente veramente di tutto, quindi dovete assolutamente rimanere sintonizzati.
Eccoci qua, ho dovuto praticamente rimettere la memoria nuova perché era finita l'altra e volevo dirvi, spero di avere le energie per farvi vedere tutto e spero che vi piacerà tutto e sinceramente ci sono talmente tante cose, tanti video che devo fare che non so da dove partire. Ragazzi, veramente, vi giuro. Comunque, vi faccio vedere il mio tempo preferito. Adesso partiranno insulti, io lo so già e sono già pronta. Infatti, tutte le volte che lo dico ne parlo con la mia amica, con Valentina, sempre mi insulta sempre perché dice: non è possibile che a te piaccia questo tempo. Ragazzi, ditemi quello che volete, ma a me rilassa. Aspettate. Eccolo qua. Mamma mia, mi piace da impazzire. Allora, lì contate che c'è un castello. Vabbè, lo sapete perché chi segue i miei vlog, insomma, chi mi segue su Instagram lo sa benissimo. Però lì appunto c'è un castello che ovviamente adesso non si vede. Cioè, guardate. Mamma mia, questo qua è proprio il tempo che piace a me. Pazzesco. E poi volevo farvi vedere, guardate il prato, cioè guardate il prato, il pezzo di prato che abbiamo fatto, nuovo, cioè figata, è cresciuta tantissimo, vabbè adesso là c'è ancora qualche buchino, ma vabbè insomma, diamogli il tempo, poverino, però cioè bellissimo, è venuto una figata unica, sono proprio contenta e sono contenta anche appunto per questo tempo qua, insomma. È proprio tempo da Halloween. Purtroppo quest'anno, vabbè, è andata come è andata, però è proprio tempo da Halloween, direi. Allora, finalmente mio marito si è deciso ad alzarsi dal divano e quindi posso farvi vedere. Allora, questo qui è il puff, quello lì che vi avevo fatto vedere. Diciamo l'altra volta nell'ultimo video, se non sbaglio, dove facevo l'ordine, dove tentavo più che altro di fare l'ordine per la cameretta di Adele, ed è appunto di IKEA, è un puff contenitore. Scusate se sentite casino, ma c'è la stufa che sta facendo l'accensione e niente. Allora, tengo a precisare che il divano è di Maison du Monde, ma è praticamente uguale come sia tessuto sia colore, è identico al puff di IKEA e in realtà è anche praticamente uguale, quasi proprio, è proprio millimetrica la cosa, ma come altezza ci siamo anche quasi, vedete? Proprio per poco, pochissimo, non sono alti uguali. Ora, adesso vi faccio vedere una cosa, perché ovviamente qui noi avevamo già il tappeto e ovviamente avevamo anche il tavolino. Il tavolino ovviamente era centrato e prima, secondo me, stava benissimo. Adesso, care ragazze, io devo fare un'altra modifica, nel senso che devo assolutamente togliere questo tavolino perché è comodissimo e sinceramente lo terrei molto volentieri, però purtroppo, come ben vedete, mi toglie un po' di spazio, cioè, non è bello largo insomma, da garantire il passaggio. Ecco, vedete, qua è proprio poco il passaggio e quindi sinceramente è un pochettino di ingombro, quindi penso che vabbè, per il momento lo lasceremo un attimo appunto perché comunque per appoggiarci le cose finché non troviamo un'altra soluzione, questo qua rimane un attimo qua e poi verrà tolto e metteremo un tavolino più piccolo lì a lato in modo da appoggiarci giusto le cose, magari la tisana alla sera, davvero una candela, però è giusto per creare spazio. Allora, noi abbiamo optato per questo puff perché
Perché? Perché il divano, come vedete, è a tre posti e quando abbiamo amici a casa, abbiamo comunque amici o comunque abbiamo la famiglia a casa, tre posti sono proprio pochi e non riusciamo a far sedere tutti e stare in comodità in sala, ecco. Quindi abbiamo deciso di prendere anche questo in modo da creare più sedute. Boh, qui sembra stia partendo lo shuttle. Dai rumori della stufa, non fateci caso. Comunque, abbiamo preso appunto questo per aumentare le sedute, per stare più comodi e soprattutto l'abbiamo preso anche per starci io e Marco perché ci siamo resi conto che iniziavamo a stare un po' stretti. Poi io con la pancia adesso veramente non riesco a stare in nessun modo e questo puff qua mi sta veramente salvando le serate. Ecco, questo è poco ma certo, ci stiamo trovando benissimo. E sinceramente io l'ho preso, tra virgolette, per me. E niente, lo sta sfondando, in poche parole, mio marito. Perché ogni volta che si mette sul divano, lui è sempre posizionato lì. E vabbè, niente. Vabbè, sono contenta, insomma, che comunque l'acquisto gli sia piaciuto. Ecco, è arrivato. Spiegami un attimo la storia del puff. Ah. Ah, eccolo. Ok. Cioè, avete capito? È bello questo puff, vero? Molto valido, sì. È molto valido. Sì, molto valido. No, sono anche contenta che comunque, insomma, l'ho preso per me, diciamo, da una Ci hai parte. dormito anche te? Sì, oggi effettivamente ci ho dormito anch'io 2 orette quasi, però un po' di riposo. Eh sì, non ti sei riposato abbastanza oggi. Ragazze, allora, nel frattempo si è fatta ora di cena, quindi abbiamo cenato, abbiamo fatto delle orecchiette al sugo, molto semplici, e adesso sono qui al computer che sono pronta ad editare. Infatti, ho detto passo, gli lascio un saluto. E poi mi metto assolutamente ad editare e anche perché vorrei appunto far uscire questo video insomma il prima possibile e quindi nulla. Io spero si sia capito qualcosa in questo vlog perché veramente è uno di quei vlog dei vlog un po' strani e a volte boh, ho filmato così un po' a caso, diciamo. Comunque, vi volevo tenere aggiornati su quello che ho fatto prima. Allora, prima, insomma, dopo che ci siamo visti, insomma, per il divano, diciamo, ho finalmente chiuso la valigia. Le valigie, alla fine sono venute due, le valigie per il parto. Quindi, insomma, sono felicissima di aver concluso e non vi nego che mi sono messa a piangere più volte, insomma, perché comunque non mi sembra vero, ecco, non mi sembra vero che ci stiamo veramente avvicinando così tanto e è tutto un po' strano, è tutto un po' strano, però se da una parte non vedo l'ora di conoscerla, dall'altra parte dico, boh, il pancione mi mancherà tantissimo, e è stata veramente una bella gravidanza e sinceramente, boh, mi mancherà tantissimo il pancione, quindi insomma, beh, doveva arrivare questo momento prima o poi, insomma. E nulla, ragazze e ragazzi, io direi che appunto vi ringrazio per avermi fatto compagnia. E direi che ci vediamo prossimamente con dei nuovi super video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.